Sentite che cosa scrivono sempre gli ebrei, così siamo tranquilli, sempre nei loro testi dove commentano la loro Bibbia. Sapete che la preghiera più importante di Israele è lo Shema Israel, cioè ascolta Israele, il Signore Dio tuo, eccetera, eccetera, eccetera. E si dice lì, si afferma chiaramente l'unicità di Dio. Si afferma chiaramente se non la si legge. Ma nel momento in cui la spiegano, qui siamo nel libro di commento a Esodo, pagina 710, a questo proposito è necessario capire una ben nota difficoltà riguardo alla preghiera, allo Shema, in cui si afferma che Dio è uno, ma non che è unico. Lo scrivono gli ebrei, eh? Quindi quelli che non sono d'accordo scrivono alla casa editrice Mamash. Il termine uno è infatti un aggettivo che si attribuisce a qualcosa che si può contare ed è compatibile con un secondo. Unico invece esclude la possibilità di altri elementi. Chi non è d'accordo scriva alla casa editrice Mamashi dicendo: ma che cavolo scrivete? E scrivono ciò che è chiaro, che quello a cui si rivolgono loro è uno dei tanti.